Mentre arrivavo chiedevo all'assessore Titti De Simone, e speravo arrivasse, ce l'ha fatta nonostante gli impegni molteplici, e vorrei che fosse lei a dare i saluti dell'amministrazione, magari dopo io vi parlerò di questo evento più in particolare come Presidente della Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Bari. Grazie, grazie Mariella. Per me è un onore oggi rappresentare l'amministrazione comunale di Bari questa importante iniziativa, e quindi è un onore davvero. Quello che mi preme qui sottolineare veramente in poco tempo è che azioni di questo tipo non sono solo importanti perché onorano la memoria e anche il dolore che ha accompagnato delle perdite così significative, ma perché sono importanti proprio perché la memoria è qualcosa che deve continuare a vivere ed essere onorata ogni giorno, con delle buone pratiche, con delle azioni culturali, con delle azioni sociali di contrasto a quella che è davvero una piaga sociale, quella della violenza contro il genere femminile, la violenza contro le donne. Contro tutto questo si è fatto molto, ci sono delle leggi, ci sono delle azioni importanti da parte anche delle amministrazioni locali, ma si deve ancora fare di più, soprattutto in un lavoro culturale ed educativo nei confronti delle nuove generazioni, perché attraverso proprio l'educazione e la cultura noi potremo davvero sradicare la violenza contro le persone, in particolare la violenza di genere. Quindi quello di oggi vuole essere un segnale in questa direzione. Vi ringrazio. Grazie. Grazie a tutti. Io naturalmente non ripeterò tutto quello che ha detto Titti, in cui credo tantissimo, ed è per questo che sono qui oggi, non a caso. 5 anni fa, più o meno, mi elessero presidente della Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Bari. E le pari opportunità non sono soltanto quelle che interessano le differenze di genere, in senso lato ci siamo occupati di tante cose, ma una delle prime è veramente... è stata la violenza contro le donne, oltre che altri temi molto importanti che abbiamo seguito. Ma in particolare nel maggio del 2010 noi abbiamo organizzato un convegno sullo stalking e ha avuto, credo, un forte riscontro. È stato di un'utilità incredibile poter anche noi, che eravamo lì quasi per informare e divulgare, imparare tanto quel giorno. Imparare sicuramente che la divulgazione di messaggi di questo tipo è la cura che può essere utile, la più utile forse, a ridurre, ad arginare, a provare ad arginare un fenomeno che, ahimè, cresce in modo assolutamente esponenziale. Qualcosa però l'abbiamo fatta e oggi siamo qui. Io sono veramente commossa di essere qui oggi per quello che è il risultato che credo abbiamo ottenuto, perché proprio quel 10 maggio conobbi Rosa Maria, la sorella di Santa, e ci raccontò in quell'occasione la sua storia al microfono. Non voglio ricordare cosa provai in quel momento, perché mi prese un magone incredibile e pensai e le dissi: voglio provare, perché ci fu la dottoressa Carla Massari, che è qui tra noi, che aveva proposto in commissione l'intitolazione di strade a donne per il Comune di Bari, che non fossero soltanto sante, principesse o altro, ma che ci fossero significative strade per ricordare la donna per quello che è. E perché non ricordarla in quanto vittima come questo? Dico no, questo dobbiamo provare a farlo, dobbiamo provare a intitolare una strada a Santa, perché è un caso di femminicidio, peraltro con dei risvolti anche molto di interesse, anche per altri aspetti come quello della Chiesa, no, religioso. Ma per noi, Comune di Bari, era importante questo simbolo così vecchio, datato, perché non era recente quello che era accaduto, ma così significativo e sintomatico di quello che era stato poi lo sviluppo che aveva seguito. È una strada intestata a una vittima del femminicidio, tra l'altro, ripeto,
così particolare come santa, credo che sia un obiettivo raggiunto di una importanza incredibile. Sì. Sì, buongiorno a tutti, sono l'assessore Panebianco del comune di Palo del Colle, in rappresentanza del sindaco, dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità di Palo del Colle, la comunità di Santa Scoresa. Laudiamo all'iniziativa dell'amministrazione comunale di Bari per il ricordo e la memoria di una delle prime vittime di stalking e di femminicidio, una giovane donna universitaria ricca di valori nobili e molto generosa e caritatevole anche durante la vita terrena, che anche la Chiesa Cattolica, diciamo, sta avviando un processo di beatificazione. Non a caso, per i suoi nobili valori, è stata definita dalla Chiesa come serva di Dio, e questo Santa Scoresa lo meritava tutto. Grazie. Comprensibilmente commossa, non chiedo di parlare, di dire nulla. Spero di aver fatto una cosa buona. Maria, lavorato tanto con noi per questo, anche a te. Due parole di saluto. Mariella chiede che io saluti. Io innanzitutto voglio ringraziarvi per la presenza, non soltanto per questa fisica di oggi, ma per quello che tutti insieme in questi 23 anni abbiamo vissuto emozionalmente, ma anche intellettivamente, perché Santa oggi fosse ricordata così. E per quello che sarà, naturalmente vi chiedo di essere sempre amici di Santa. Amici di Santa, nel senso che dobbiamo impegnarci appunto per quella che è la formazione, l'informazione e la formazione delle nuove generazioni, perché questo numero terribile di più di 2200 donne che non ci sono più da 2-3 anni, cioè morte nel giro di soli 2-3 anni, possa sensibilmente, se non azzerarsi, ma comunque diventare un numero minimo, perché nessuna vita può essere sottratta in questa maniera. Quindi che santa sia, abbia una valenza, così come amo dire sempre, doppia: quella dell'impegno sociale, quindi nel laicato puro, perché lei ha firmato, antesignana e profetessa di quello che sarebbe stato poi il decennio degli anni 90 e poi quello anche degli anni 2000 e a seguire, ha firmato di suo pugno le denunce, pur sapendo che nulla o quasi nulla sarebbe stato possibile, considerate le scarse opportunità delle istituzioni in quel periodo storico. Ma Santa ha anche un'altra valenza, ed è quella della bellezza, dell'andare oltre la morte,
Sante è un seme di speranza. Attraverso l'incidente, fra virgolette, che ha vissuto, Santa ci ha lasciato un messaggio d'amore altissimo, ed è quello del vivere la vita a qualunque costo, andare controcorrente, e quindi ai giovani bisogna dirla questa cosa, no? Andare controcorrente, che non deve portare al martirio di sangue necessariamente, ma un martirio quotidiano che deve dare poi la possibilità di far germogliare il seme dell'amore in senso lato, perché ogni vita abbia davvero il giusto valore. Grazie. Darei ora il microfono a Don Mario, al parroco del Redentore, che Santa ha conosciuto, in cui Santa è vissuta praticamente. Sono molto contento ad esprimere un mio giudizio, anche se Santa è nata nel nostro quartiere, ha vissuto i suoi anni, i primi anni, nell'oratorio centro giovanile e nella comunità parrocchiale del Redentore. Anche io ho avuto l'opportunità di conoscerla attraverso la sorella e Guglielmo, che mi parlavano, e mi sono subito azionato a far rivivere nel nostro ambiente la sua presenza, iniziando da Giovedì Santo, invitando ad un incontro di preghiera quelli che volevano e quelli che l'avevano conosciuta. E ho lanciato subito un impegno di vederci ogni mese per avere la memoria di Santa. Avete parlato, starei per dire bene, ma non lo posso neppure dire perché non sono addentro alla realtà. Però una cosa è certa che posso dire, e di questo ne sono orgoglioso, perché di tutto ciò che avete detto, l'assessore, lei presidente di questa commissione di pari opportunità, io vi ridico e vi sottolineo che vi dovete ricordare che Santa porta il nome, la sua animazione, la sua forza la prendeva dalla sua fede, vera, sicura, certa, contro ogni realtà. Per lei Dio è amore e non si discuteva. Mi piace concludere questo pensiero da questo foglio di Santa, che è una realtà, per dirvi che l'uomo bisogna considerarlo nella sua realtà e identità. Guai a noi se facciamo discernimento. E Santa, penso che è felicissima di lasciarvi questo dono. Anche stare in cappella solo a parlare con te è stato bello. È bello sapere che tu sei lì, anche nel tuo dolore più grande, sulla croce, nell'abbandono più totale, pronto ad ascoltarmi e amarmi. Questa è Santa, nella strada, nella scuola, all'università, dovunque si trovava. È una donna forte di dare un messaggio di vita nella sua completezza. E io sono convinto e sicuro che nel Rione Libertà nascerà un gruppo per la memoria di Santa. Grazie. Sono veramente, ho fatto fatica però a cercare questo punto di riferimento, e sono veramente orgoglioso, spiritualmente orgoglioso, non so se l'orgoglio può andare con lo Spirito Santo. Comunque era un mia alunna nel quarto e quinto ginnasio, poi passò al liceo con un'altra ragazza, venivano a trovarmi spesso in cattedrale a Bari, e naturalmente cominciò dopo poco a essere inseguito da questo trentenne che non faceva che riempire tutte le strade, specialmente la stazione, sottostazione, di espressioni stupide, sessualmente volgari. Vede, era per me una gioia grande venire a incontrare la mamma, incontrare la sorella. E poi, oltretutto, voi sapete cosa avvenne a Palo del Colle, sotto casa.
e quando ogni tanto c'è qualche manifestazione la mamma, la sorella mi informano. Ho avuto tra le mani questo foglio, poi non l'ho trovato più, perché quando cerco qualche cosa non la trovo, almeno mi capita uno che sono molto anziano. Oltretutto lei aveva la volontà di farsi suora subito quando stava lì a Palese, quando, e tutto qua. Sono veramente terribilmente commosso, mi avete invitato, ho posto un manifesto veramente. Voglio salutare la mamma, voglio salutare tutti quanti voi. È bello avere dei ricordi grandiosi di persone umili ma gioiose, dice spesso il nostro Papa Francesco, bisogna essere umili ma gioiosi, non un'umiltà buia, cupa, no. Ebbene, Santa era umile ma gioiosa. Tutto qui, chiedo scusa. Vi ringrazio ancora davvero tutti di essere così numerosi qui, stati con noi a ricordare questo momento. Mi scuso ora forse per la commozione di quando ho dovuto dire quelle due parole, ma davvero mi ha preso una commozione incredibile. Vi dico grazie, davvero vi abbraccio tutti e spero che questo sia un segno. Grazie.